sopra queste scalette. Prete, prete, primo tempo tra Borussia e Dortmund e Sporting 2-1-9. Conducono i ragazzi in maglia verde con il risultato di 3-1. Andiamo a parlare qualche elemento del Borussia. Ragazzi, una battuta a volo, portiere. 3-1, partita difficile, gli avversari sono forti, sì. Sono tra i favoriti alla vittoria al torneo, proprio in generale, la vittoria finale, come la vedi? La vedo difficile perché è una squadra compatta, si vede che giocano da molti anni insieme. Sì, è vero. Secondo te cosa bisogna fare per bisogna cercare? Bisogna correre un po' di più e far girare il pallone più velocemente. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Grazie. Andiamo a parlare con un quarto e in panchina il suo turno. La sostituzione, quarto una battuta a volo, primo tempo 3-1, gol da Cineteca, il tuo, come la vedi la squadra stasera? Qualcuno sta molto sulle gambe stasera, solo che tipo Guglielmo Greco, che a noi di solito nelle partite ci aiuta molto, è uno dei più forti giocatori, solo che all'inizio, dal primo tempo è andato abbastanza bene, qualche piccolo errore. Abbiamo pagato tipo sul gol, non abbiamo coperto bene, però tutto sommato secondo me la squadra sta rispondendo bene. Sì, lo Sporting c'è sempre. Nel secondo tempo cosa vuoi che facciano i tuoi compagni? No, spero di chiudere al più presto questa partita, già l'ho detto, a volte quando andiamo in vantaggio giochiamo troppo di fino e non va bene in certe partite. Un po' di sufficienza. Un po' di sufficienza. Quindi ho detto sempre massima concentrazione fino all'ultimo. Va bene, in bocca al lupo con la ripresa. Crepi, Luca. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, eccoci nel post partita della gara tra Sporting 2-1-9 e Borussia Dortmund. Squadra appena entrata nel torneo della Soccer Cup che purtroppo perde, però sicuramente con una delle corazzate della tutto il circuito SK, vincenti della Summer Cup, della Champions League, prima squadra che manderemo a Rimini, il grande Sporting, che oggi ha fatto una bella partita, però ad alcuni tratti ha rischiato poco perché comunque è andato soltanto di 2-3 gol sopra, poi alla fine sul finale di partita ha sforato e ha fatto tantissime segnature grazie ai suoi attaccanti, portando i 3 punti a casa. Alberto Lanzetta, migliore in campo, lo premiamo con la nostra medaglia. Nunzio Parente, migliore dei suoi. Nunzio, partiamo proprio da te. È la prima partita che avete fatto probabilmente tutti insieme di questo torneo, comunque un calcio a 6, un campo grande, largo, abbastanza particolare. Avete incontrato sicuramente, come ho detto prima, una delle squadre, se non la più forte di questo girone quantomeno. Però a Sprazzi avete espresso buon calcio, secondo te cosa può migliorare per portare magari 3 punti a casa nella prossima volta? Ci vuole più gioco a passaggi perché non ci stavamo stasera. Ho visto che comunque all'inizio avete iniziato a giocare bene, tu sei dotato di un grandissimo tiro, però non è bastato questo, come hai già detto tu giustamente, troppi individualismi, vi siete passati poco la palla, poco gioco di squadra. Alla fine nella prossima settimana ci sarà qualche elemento anche in più nella squadra o sarete questi e dovete migliorare proprio voi come gruppo? Penso che ci sarà qualche altro elemento, però sicuramente quelli che oggi sono andati in campo la prossima volta dovranno metterci qualcosa in più. Sì. Comunque non è un alibi aver giocato una squadra forte perché comunque potevate fare qualcosina in più sicuramente, soprattutto in fase difensiva penso. Però una volta presi tutti i gol a fine partita, alla fine uno molla un poco. Nunzio, comunque è una squadra che secondo me, da come ho visto il primo tempo, può dire la sua perché avete buone individualità. Parente, tu sei un ottimo giocatore. Vi auguro in bocca al lupo per il proseguimento del torneo. Appena iniziato, divertitevi e cercate di portare più vittorie possibili a casa. Ciao Nunzio, complimenti al Borussia, alla prossima. Ciao. Ciao Alberto, grande prestazione per te, coronata anche da un gol o qualche più di uno? Due gol, una bella staffilata a diagonale nell'angolino basso. Alberto, era una squadra di avversari, una squadra che era partita bene avversari, perché comunque è stato abbastanza in bilico per almeno una quindicina, ventina minuti.
poi siete usciti voi, però secondo te si possono evitare queste fasi iniziali un po' calanti, secondo te? Sì, sì, ci siamo, soprattutto all'inizio, come hai detto tu, ci siamo sentiti un po' troppo sull'essenziale, cosa che non facciamo mai, tendiamo sempre a fare di più, questa volta non l'abbiamo fatto per i primi 20 minuti, poi dopo siamo usciti fuori e diciamo è uscita la squadra che siamo. Però, che conosciamo. Alberto, finora vi siete approcciati in questo torneo un po' più competitivo, però probabilmente aveva una partita tosta anche la settimana scorsa. Sì, sicuramente. State approcciando a un gioco un po' più maschio e un po' più difficoltoso dal punto di vista, diciamo, proprio degli avversari. L'obiettivo lo sappiamo, però invece il pensiero è come l'hai visto questo nuovo torneo rispetto al vecchio? Sono più competitivo, c'è una squadra abbastanza buona, come organizzare bene, come anche questa che non erano male, soprattutto individualmente. Un po' disordinati. Sì, sì, però giocavano bene, erano veloci e ci hanno messo anche un po' in difficoltà, però siamo riusciti a tenere comunque tranquillamente. Ci aspettiamo di incontrare squadre o all'altezza nostra, o magari superiori. O sicuramente sarà comunque in ogni caso una fase finale di fuoco, anche perché il giorno del lunedì è molto, molte squadre forti. A noi così piace. Perfetto, Alberto, ovviamente quando il gioco si fa duro, lo Sporting inizia già. A parte la parentesi di Rimini, speriamo di divertirci oltre a portare a casa il titolo come SK. In bocca al lupo allo Sporting per questa competizione Soccer Cup. Dedica questa medaglia a qualcuno? La dedico alla mia squadra e ai miei compagni Giglio, che per infortunio è fuori. Lo salutiamo. De Simone, tutti i giorni a casa. E De Simone, che aveva un altro impegno più importante, non posso dire cosa. Festa di Halloween, diciamo, la festa in maschera. E poi al mio clan, alla mia squadra, Daniele e tutti. Perfetto, complimenti allo Sporting ancora una volta. Ciao, alla prossima. Ciao, Berlino.